Toddy, Toddy e Fitto, sembra un cartone animato. Toddy viene qua, Fitto dovrà venire qua perché sta sempre nello stesso partito nostro, no? Ha detto che non verrà. E saluta mamma. Spaccatura all'interno del partito? C'è chi nega ancora, ma di fatto l'europarlamentare Raffaele Fitto non era presente alla convention di Forza Italia di Napoli. C'erano tutti, proprio tutti, in un teatro stracolmo di sostenitori del partito di Berlusconi, che è intervenuto telefonicamente. Il presidente affronta il tema dell'euro ed annuncia che mercoledì verrà presentata la proposta di referendum per l'elezione diretta del presidente della Repubblica. C'è bisogno veramente di un cambiamento di questa politica, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, abbiamo l'euro, volete che ce lo teniamo? Ce lo teniamo, ma deve cambiare la politica economica e soprattutto la politica monetaria dell'Europa. Occhi puntati su Francesca Pascale. La Lady Berlusconi è sicuramente la più ricercata dell'evento. La Pascale ribadisce che non c'è alcuna spaccatura nel partito. Forza Italia non è mai stata divisa, non lo è neanche questa volta. Ci sono delle discussioni interne che vanno assolutamente, sicuramente andranno a buon fine e il collante ancora una volta sarà Silvio Berlusconi. Giovanni Toti non commenta la polemica con Raffaele Fitto, pensa ai prossimi impegni e spera di poter contribuire all'elezione di un sindaco di destra a Napoli. Forza Italia vede la campagna e la dimostrazione di quanto può governare bene il centrodestra e quanto male può governare il centrosinistra. Nel 2008 Berlusconi in alcuni mesi risolse il problema dei rifiuti e diede un piano per i termovalorizzatori e per risolvere strutturalmente il problema. I governi che sono seguiti non hanno fatto nulla.